Ciao a tutti ragazzi, Oda, Beggi e bentornati su We Have Seen. In questo video parleremo degli ultimi tre episodi usciti di Sword Art Online Alicization. Ma prima vi ricordo che per coinvolgere più persone possibili potete condividere il video e assolutamente ragazzi iscrivervi al canale volendo anche tramite il box che vedete qui in basso. Ora non vi resta che mettervi comodi, birra alla mano e sigla. Abbiamo visto l'amministratrice e il mediatore, il cavaliere Cremisi e il cavaliere del sole abbagliante. Tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo episodio di Sword Art Online Alicization. Siamo tornati ragazzi, in questo 2019 non vogliamo partire con Sword Art Online. Per fortuna no, siamo subito qui ad affrontarlo insieme a voi per recuperare gli ultimi tre episodi usciti. Lo so che non vedevate l'ora, come non vedevamo l'ora noi più sì, o meno. Io ragazzi non vedevo l'ora non tanto di fare il video ma più che altro di vedere di sfogarci con voi, sì, perché sì. È questa l'unica parte che ci sprona ancora a continuare ad andare avanti. Perché è folle. Allora adesso dobbiamo analizzare tre episodi. Uno lo saltiamo. Sì, il primo. Perché tanto è stato un 20 minuti di spiegone, monologo. Di un monologo del cazzo tra il mediatore e Kirito, che gli ha fatto tutto lo spiegone del manga. Seduti a un tavolo, fermi così. Allora. E via. E boh, e loro si dicono: ah, come va? Come non va? E io ho fatto questo, e io non ho fatto questo. Questo episodio. Come la maggior parte di quelli di Sword Art Online di questa terza stagione di Alicization viene rovinato, perché questa parte serviva effettivamente a livello di storia, sì, ma non serviva farla lunga così. Ma così? Cioè, dacci le tre informazioni. Ho combattuto contro l'administratore. Le chiavi proprio. Punto. Poi sono arrivata qui perché tre cose. Dobbiamo minuti. Distruggere tutto. Boh, noi partivamo agguerriti invece che fare sta merda di episodio che è stato il 13. E già iniziavamo a fare ste scalinate che poi abbiamo raggiunto nel Cavaliere Cremisi, nel Cavaliere del Sole Abbagliante. Però ragazzi, eppure qui fioccano, guardate, le problematiche. Quando ho visto il Cavaliere Cremisi ho detto: attenzione, Forse il 14° episodio ci regalerà qualcosa. Qualche emozione. Forse ci regalerà qualcosa. Ho dato qualche speranza di nuovo sbagliandomi, ovviamente. Come sempre ho fatto una cazzata enorme. Perché questo Cavaliere Cremisi si presenta subito a noi in maniera pure decente. Best cavaliere ever. Forever and ever, tra l'altro. Ci sfreccia addosso, ci fa di tutto, ci fa qualsiasi cosa, sembra essere spacciati. Sembriamo essere spacciati e ovviamente non è così. Perché Eugeo tira fuori dal cilindro la magia che non sa manco lui, crea degli scudi. Boh, che non sai. E si tira fuori da lo sa solo lui dove. Vabbè, e ragazzi, vi stiamo già risparmiando tutta la parte del andiamo in armeria e le prime due armi che troviamo sono le nostre e troviamo due cappotti con i nostri colori, con la nostra taglia. Ma sorvoliamo. Queste sono cose che ormai già sapete, non dobbiamo sempre finire lì, ci basta il resto è questo, un combattimento inutile di 5 minuti che poteva essere in cui di nuovo un potente lo saccaniamo in 3 secondi. Qual è la motivazione? Cos'era quel colpo o due colpi? Cos'era quella roba strana e Kirito? Quindi mi sa che il nostro vantaggio è che loro non sono abituati a questi colpi doppi, queste tecniche di combattimento. Cioè, mi poteva anche stare bene, però che poi me lo mandano in crisi mistica così perché capisce che ha perso la memoria. Cioè, nel senso, quello che è successo mi poteva andare bene qualora il 14° episodio Cavaliere Cremisi durava 18 minuti di scontro furioso. Di scontro furioso dove veramente partivano mani anche. Ma così almeno servirebbe anche a dimostrare la crescita dei nostri personaggi, no? Cioè a volte mi lamento, nel senso che faccio un esempio che ci azzecca veramente tanto. One Piece perdiamo a volte 20 episodi, 30 episodi a fare uno scontro. No? Adesso lo sto seguendo, per spoiler di One Piece, per chi non stesse seguendo in maniera fedele adesso. Negli ultimi episodi stiamo combattendo contro uno dei generali Sweet da veramente forse 3 mesi. Cioè, capisci? Questo è esagerato. Perché? Io proprio dall'altra parte. Perché siamo proprio dal punto opposto, perché come al solito tutte le volte sembra che debbano
finirlo, ma non lo finiscono mai, Luffy, e quindi continuiamo ad andare avanti. Diamo proprio il tempo a lui di diventare abbastanza forte durante il combattimento. Qui siamo alla parte opposta. Non possiamo fare una via di mezzo. Facciamo una via di mezzo, per favore, in cui Kirito combatte per un po' e si saccagnano un po' e si fanno male un po' per uno, e poi magari ha l'intuizione geniale dovuta all'esperienza maturata nello scontro e poi concludiamo lo scontro. No! Due episodi, un episodio, fatto bene, no? Siamo arrivati a questo 14° episodio, non mi ricordo nemmeno più quando c'è stato l'ultimo scontro, che era stato nel giardino quando eravamo usciti dentro quel labirinto, anche lì. Però davvero, ne abbiamo tre scontri in 16-15 episodi, per favore, cazzo, fateceli durare 10 minuti. Ti prego, fammi vedere che abbiano un senso. Allora, in tutto questo, ce lo siamo anche detti prima guardando il 15° episodio, mi girano e ci girano ancora di più le balle, perché... perché è un prodotto disegnato quasi perfettamente. Forse uno degli anime più belli visivamente. Qualitativamente parlando... forse uno dei più belli. Non... e però... ci perdiamo... abbiamo fatto si parla all'infinito. Gli scontri che dovrebbero essere l'unica parte un po' decente, si parla pure lì, cioè. Poi battiamo questo cavaliere Cremisi, ovviamente lo facciamo mandare, lo mandiamo in tilt assolutamente, si rende conto della sua situazione e ce ne andiamo via. Saliamo al numero, forse ricordo, 3 gradini, e siamo a tantissimi piani sopra, come è stato Sword Art Online, sì, come Anchored, ecco, bravissimo. Va bene, non incontriamo nessuno, ma la spiegazione ci viene quasi subito data da queste due ragazze che incontriamo. E ci dicono, innocenti. Appena le vedi, le inquadrano. Sai già che queste ci vogliono massacrare. Ma è ovvio. Cioè, è la cosa più... è più scontata che fosse mai esistita. Eugeo ci casca con tutte le scarpe. Apparentemente anche Kirito, che invece poi lui ormai... siamo in modalità Sherlock, ci siamo accorti che ormai Kirito ha sviluppato delle doti che non sai, perché ormai lui... vede tutto, vede addirittura, capisce che lei legge il codice e si mette il rossetto perché in realtà nasconde. Cioè, ma stiamo scherzando, ma Kirito, smettila. Smettila, comunque. Parliamo sempre per il discorso del parlare. Queste due tizie, mentre salgono le scale, ci narrano tutta la loro storia. Naturalmente dobbiamo sapere tutto, no? Fra un po' gli teniamo la testa, ma gli raccontiamo la storia della nostra vita. Ma che problemi c'è? Va no, bene. Ma folle. Poi folle, due ragazzine che hanno 11 o 12 anni, che trascinano due corpi di due... io non so, che dito quanti anni avrà, 25. Quindi comunque va bene che non è grosso, non è gigante, ma comunque trascinare per 20 piani due ragazzine la vedo un po' grigia, ma vabbè. Tanto qui siamo in Sword Art Online e tutto è permesso. Tutto è possibile, tranne le cose fighe. Va bene, queste ci pugnalano, ovviamente veniamo subito devastati da queste due ragazzine che ci portano su. Ma Kirito a quanto pare aveva un asso nella manica. Lui è best stratega ever proprio. Quindi ci fa questa sorta di antidoto incantesimo. Anche se però non mi spiego la pugnalata proprio fisica. Ok che c'era cosparso di veleno il coltello, ma la pugnalata fisica... il mio corpo è stato penetrato da un coltello, ma non mi ha fatto niente. E va bene. Si vede che i punti vitali, sai, non è stato molto spiegato. Ecco, vedi, spiegalo tutto. Le parti che potrebbero essere interessanti, no? Non capiamo. Chi se ne frega? Vabbè, sorvoliamo. No, fateci raccontare la storia del Cavaliere del Sole Abbagliante anche adesso, che abbiamo scoperto essere veramente cazzuto per ora. Sì, e poi naturale che durante lo scontro ti spiego come è stata creata la mia spada. È la cosa più naturale del mondo. All'Accademia, quando ti insegnano, prima ancora di insegnarti i colpi, ti dicono: mi raccomando, impara a narrare perfettamente la storia della nascita della tua spada. I tuoi avversari sono molto interessati a queste parti, sono forse le più importanti. Primo esame dell'Accademia, narrazione della storia di creazione della spada. Poi ci occuperemo dei fendenti, o come maneggiare la spada, o come prendere l'Elsa, ma quelle sono secondarie, ok? Siamo in Sword Art Online qui, ricordatelo. Quindi, ragazzi, che tiriamo le somme, perché tanto non c'è molto altro da dire. Mi è piaciuto questo Cavaliere del Sole Abbagliante, se devo ammetterlo. Per ora anche la sua spada mi sta dando grosse soddisfazioni. Questo scontro sembra andare un po'. Quello che io voglio dire solo più di riguardo alle cose, alle stronzate che continuiamo a vedere, che addirittura gli sceneggiatori cercano ancora di farci venire la suspense. Ah, è vero. Quando fanno queste inquadrature in cui ti fanno credere che avvengano dei colpi di scena, esempio il momento in cui Kirito ha i pugnali in mano e sembra che debba trafiggere le due ragazzine, schermo nero, e tu dici
Le avrà uccise, ma dove? Lo sappiamo tutti che non le ucciderà mai. Alzi la mano chi ha pensato, no, che Kirito avesse ucciso. Scrivetemi in un commento chi è passato anche solo per un decimo di secondo nel cervello che avrebbe ucciso. Gli è venuto anche solo il dubbio. Anche solo il dubbio, perché Schermo Nero lo sapevi già. Tutti noi sapevamo che quelle due ragazzine non sarebbero morte, quindi perché tenti ancora di farmi queste cose belle alla sceneggiatura di suspense? No? Perché le fai? Perché non servono più. Loro pensano che il loro prodotto sia di un livello tale che possa permettersi. Il tuo prodotto ormai l'hai indirizzato verso la merda. Continua a fare merda, non farle più. Ma adesso stai proprio scavando. Non servono più perché ci pigli solo per il culo, ci sentiamo pigliati per il culo. Quando c'è stato lo Schermo Nero, io l'ho guardato e ho detto, ma secondo te? Cioè, capisci che... Perché ti sforzi ancora, no? Parentesi Sforzati chiusa. Sforzati in altre robe. Beh sì, esatto, forse miglioriamo. Parentesi chiusa, dicevi, va questo bene. Questo Cavaliere del Sole Abbagliante... Ci ispira. Ci sta dando qualche soddisfazione. Ma naturalmente... Ecco, questo è il punto dolente, che mi fa proprio incazzare. Che in altri anime l'avrei anche apprezzato. Stato, In altri anime avrei anche detto bravi. 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 Fatemi salire la suspense, così. Aspetto il prossimo episodio, appena mi esce, cacchio, sono lì. Anche se sono a lavorare, me lo guardo mentre sto lavorando. Ma no, ragazzi, col cavolo, perché... Adesso io sono curioso di vedere cosa sta per succedere. Sono curioso di sapere cosa sta per fare Kirito. Adesso ha usato il suo potere speciale. Yugeo anche, tra l'altro, l'ha fatto. Che però puro servo di Kirito, perché caricalo, ti dico io quando usarlo. Io so già quando lo userò, quindi tutto qua. Sì, lui sa già tutto, in modalità Sherlock che dicevamo prima. Quando lui gli aveva detto, il mio potere non è così tanto forte, non ti preoccupare, saprò io come usarlo. Cinquantesimo piano. Stai tranquillo, lo usiamo lì, perché io saprò già che mi servirà in quel momento. Vabbè. Quindi il 16° episodio ci rivelerà l'esito di questo scontro, di questo attacco. Quanto finale. Durerà quell'attacco? 30 secondi. 30 secondi e poi torneremo a parlare difatti, di roba. Difatti, io adesso sono incazzato perché io sto aspettando quell'episodio per probabilmente i primi 30 secondi. E per quello che diciamo che in altri anime sarebbe stato bello, invece qua non lo è. Perché? Se quell'attacco poi mi fa altro mezzo episodio di roba interessante, dico va bene, mettilo nel prossimo episodio. Ma siccome quell'attacco farà l'attacco, durerà 30 secondi, forse 40, forse 40, perché magari ci mettono un flashback. Sì. Perché non so se ci sta, perché magari ci raccontano che lei da bambina ha avuto qualcosa. Quindi durerà 40 secondi, finirà tutto, parleremo, bla bla bla. In qualche modo le due ragazzine diventeranno brave e ci aiuteranno, non so perché me lo sento. Potrebbe anche essere. E poi torneremo alla solita merda, al solito fiume di cazzate. E quindi potevate lasciarcelo l'attacco in questo episodio qua. Così tanto lo sappiamo che tanto dopo farete le solite cose, le facevamo e basta. Boh, almeno continuavamo, eravamo sereni però. Sword Art Online, la storia è infinita. Ragazzi, siamo al 15° episodio. Non siamo neanche lontanamente vicini alla metà ancora. Cioè, io sono disperato nel dire questa cosa. Sono disperato. E ringraziate che facciamo ancora ogni tre, perché... No, vabbè. Allora, sono contento perlomeno di farlo ogni tre, no, perché? So. Perché almeno per 3 settimane non ci pensiamo. Perché veramente sta diventando un peso. Un peso proprio. Voi che cosa ne pensate? Ditecelo, per di questo Tris. Io non vedevo l'ora di rincontrarvi, no? Ormai abbiamo trovato i nostri amici che ci commentano sempre e ci seguono su Sword Art Online. Qualcuno a volte ci critica un po' di essere troppo cattivi, severi con ma a noi piacciono anche loro, perché ci danno altri spunti. No, è grazie a voi che forse noi riusciremo ad apprezzare qualcosa. Infatti, di Sword Art Online, se siete d'accordo o meno, mi raccomando, scrivete sotto nei commenti tutto quello che vi passa per la testa di questi 3 episodi. E a me non resta che ricordarvi di iscrivervi al canale, perché è l'unico modo per rimanere tutti insieme collegati e per restare insieme anche per i prossimi episodi. Come sempre, ragazzi, in descrizione troverete i link che vi porteranno i nostri canali social, in modo che possiate seguire tutto quello che facciamo. Abbiamo anche aperto il canale Telegram da poco. Mi raccomando, tutto in descrizione. A me non resta ora che darvi appuntamento al prossimo video, naturalmente solo qui su VFSin. Un saluto da Oda e un saluto da Beggy.